Molto bene, Su. Allora, dimmi che cosa vuoi fare oggi. È l'ultimo giorno di vacanza, scegli. Possiamo fare quello che vuoi. Grazie, nonno. Mi piacerebbe andare al parco. Era quello che desideravo fare anch'io. Possiamo giocare a calcio e a tennis. Andiamo, Su, vediamo la nonna che cosa vuole. Andiamo, Pock. Volevo soltanto dirti che ho deciso di buttare via il tuo impermeabile. Ho visto che c'è un buco. Beh, posso metterci una toppa. Ne hai tanti altri. Finirà tra i rifiuti. Oh, va bene, hai vinto tu. So riconoscere una sconfitta. Forza, Su, andiamo a divertirci. Ciao, nonna. Ci vediamo dopo. Arrivederci, ragazzi. Divertitevi. Allora, Su, che gioco vuoi fare per primo? Questo! Ehi, non ero ancora pronto! Va bene, Su! E questo punto va a Su, il miglior tennista del torneo Zebra! E Zimbledon ha un nuovo campione! Non ancora! Ehi! Pallina, torna indietro! C'è un po' di vento. Credo che il vento stia giocando con noi. Preferirei che giocasse con qualcun altro. Presa! Secondo me sarebbe meglio giocare a calcio, nonno. La palla è più pesante. Ottima idea, Su. La palla da calcio non volerà via tanto facilmente. Perché non costruiamo una porta, nonno? Possiamo usare quelle. Ottima idea, Su. Puoi stare tu in porta per primo, nonno? Ma certo, Su. Inizia quando vuoi. Rimessa dal fondo per Su. Sì! E il fantastico zoccolo d'oro Su colpisce ancora. Ma io non ero ancora pronto. Dai, forza, riprovaci adesso. Il super portiere la para. Va bene, super portiere. Ma non potrei bloccare questa. Cos'è successo? Di nuovo il vento, Su. Prova ancora. Ehi! Torna indietro! Dagli un bel calcio, Su. Oggi volevo solo cercare di divertirmi. C'è anche un altro modo per divertirsi, Su. Possiamo giocare con il vento. Torniamo a casa e vedrai. Andiamo. Che cosa stai cercando, nonno? Oh, lo vedrai subito. So che è qui da qualche parte. Eccolo. È un aquilone! Evviva! Sì,
E non un vecchio aquilone qualunque. Mi ci sono divertito tanto quando avevo la tua età. Adesso possiamo giocare con il vento. Vieni, torniamo al parco, corri! Su! Oh, no, su, non possiamo usarlo. Mi dispiace tanto. Volevo che ci divertissimo il tuo ultimo giorno di vacanza. Sai, nonno, il buco non è poi così grande. Magari possiamo coprirlo con qualcosa. Sarebbe una buona idea, su. Ma purtroppo non ho niente. Perché non usiamo il tuo vecchio impermeabile? Quello che la nonna ha buttato tra i rifiuti? Oh, come no? Ottima idea, su. Prendiamolo prima che la zebra spazzino lo porti via. Oh, no. È sparito. Siamo arrivati troppo tardi. No, nonno. Eccolo qui. Allora, forza! Ci aspetta un bel lavoro. Sai, su, abbiamo abbastanza materiale per rivestire di nuovo tutto l'aquilone. Davvero, nonno? Sì, sembrerà come nuovo. Bene, su, disegna il contorno dell'aquilone per prenderne la forma, ma falla un po' più ampia. Sì, certo. In questo modo? Esatto, su. Ci serve altro materiale per aggiustare bene l'aquilone. Ah, queste sono troppo appuntite, su. Adesso devo farlo io. Va bene, nonno. Tienimi un momento questo. Avanti, adesso facciamo anche le code. Ecco qua. Wow! Sembra come nuovo! Sì, più o meno. Siamo un'ottima squadra, su. Sì! Nonna! Oh, ma che bell'aquilone! Cielo! Quello non è il tuo vecchio impermeabile? Sì, ci abbiamo fatto una nuova copertura all'aquilone. Beh, io non avrei mai... Come siete ingegnosi! L'avevo detto che poteva ancora servire. Stiamo andando al parco per vedere se funziona. Va bene, miei cari, divertitevi! Tienilo in alto, in questo modo. Wow! Oh, tienilo fermo! Wow! Questo è stato forte! Sì, proprio vero. Sei pronto? Corriamo insieme. Uno, due, tre! Oh, no! Deve salire più in alto per prendere il vento. Woohoo! Sì! Guarda come va! Grazie, nonno! Ciao, Zack! Anche tu hai portato il tuo aquilone? Sì, ma c'è molto vento! Oh, no! Si è impigliato nel lampione! Ho l'impressione che ti serva un altro zoccolo. Direi proprio di sì. Va bene, su. Possiamo farlo insieme. Pronto? Pronto! Lo vedo! Si è mosso! L'ho visto! Va bene, su. Riproviamoci. Questo dovrebbe funzionare, su. Wow! Urrà! Urrà! Grazie! Pronto per la corsa degli aquiloni, Zack? Sì! Questo è il mio ultimo giorno di vacanze più bello mai avuto! E anche per me! Sei contento di andare al mare, Su? Sì! Non vedo l'ora di andare in spiaggia, a Luna Park e a mangiare il gelato! Sì! Vedo che Su ha pensato a tutte le nostre attività in spiaggia!
Sei sicuro che avrai bisogno di così tanta roba, Bisù? Sì, mamma! Per giocare tutto il giorno servono tante cose! Sarà una giornata bellissima! Forza, andiamo! Oh. Nessuno ha controllato il meteo di oggi? Non è proprio possibile andare in spiaggia con questa pioggia. Presto, torniamo tutti dentro, prima di bagnarci come pulcini. Ma io non voglio tornare a casa, io voglio andare in spiaggia. Forse hai ragione, Puck. Non possiamo restare qui fuori. E adesso che cosa facciamo? Dobbiamo prendere il lato positivo della giornata e fare le nostre cose. Oh, bene, c'è da passare l'aspirapolvere. E l'armadio ha bisogno di una sistemata. Io devo dare l'acqua alle piante. La giornata è stata fin troppo movimentata. Penso che mi sdraierò un po'. C'è anche da fare il bucato. Dovresti mettere via quei giocattoli da spiaggia, Zu. Ma non è divertente. Sono sicuro che potremmo passare la giornata fuori, Puck. Ci deve essere un modo. Ci devo pensare. Mamma, papà! Ho trovato un modo per andare in spiaggia! E come facciamo? Hai visto come piove? Possiamo salire in macchina e andare finché arriviamo in una spiaggia dove non c'è la pioggia. Questa pioggia è fitta, su. Non credo che riusciremo ad evitarla, anche se andiamo lontano. Che cosa dice il signore del meteo? Lui lo saprà. È l'ora giusta per scoprirlo. E le previsioni per oggi sono pioggia, perdita d'occhio. Mi dispiace. Oh, sembra che la pioggia non passerà tanto in fretta. Ma e se trovassimo un modo per restare asciutti? Potremmo uscire con gli stivali di gomma. Oh no! Non posso uscire con gli stivali bagnati. Mi prenderei un malanno. Ci sono! Se facciamo finta di non vederla, forse la pioggia se ne andrà prima. Sta diventando troppo forte. Dovresti sentire che succede di sopra. In camera mia è ancora più forte. Con questi paraorecchi forse non sentiremo più il rumore. Tieni, vediamo se funzionano. Funzionano! Cosa hai detto? Ho detto funzionano! È vero, ma posso ancora vedere la pioggia fuori dalla finestra. Con queste sarà come se la pioggia non ci fosse. Funziona! La pioggia non si vede e non si sente. Ecco, adesso la pioggia non la vedo e non la sento. Ma come faremo a sapere quando ha smesso di piovere? Possiamo stare qui tutto il giorno. E non muoverci neanche, per non andare a sbattere contro qualcosa. Però non è divertente. Ero tanto felice di andare in spiaggia, Puck. Volevo costruire un castello di sabbia, fare un picnic e giocare al tiro dei cerchietti. Forse possiamo farle ugualmente tutte queste cose. Invece che fuori, le facciamo dentro casa. Nonno! Possiamo farla al chiuso la giornata al mare. Farla al chiuso? Sì!
puoi dare una mano? Cosa avevi in mente di fare? Bella idea, nonno! Così possiamo giocare con i cerchietti! Sì! Sono 10 punti per me! Urrà! Bel colpo, nonno! Sono 20 punti per te! Sembra molto divertente! Posso provare anch'io? Certo che puoi! Se la sala da pranzo fa da spiaggia, allora il salotto può fare da mare. Ma come facciamo a farlo sembrare acqua? A questo ci penso io. Tutto pronto, Zoom. Sì! Cosa state combinando voi due? Stiamo facendo una gara di surf! Splash! Sconfitta! Ho vinto! Voglio provare anch'io! Non posso fare un castello di sabbia con il mio secchiello. Ma posso fare un castello di farina. Oh, quella è la dose perfetta per una bella torta. Secondo me dovremmo fare anche i biscotti. Sono felicemente sorpresa, Bisù. Sei stato davvero molto creativo oggi. Io non volevo che la pioggia rovinasse la nostra giornata insieme. Cosa ne pensate? Non possiamo fare un picnic sulla spiaggia senza un castello di torta. Ha un aspetto bellissimo. Non siete d'accordo, ragazzi? E 10! Fantastica! La prima fetta va al vincitore di questa gara. Ci sto, figlio! Si stanno divertendo tutti un mondo, vero, Pop? È stata una giornata bellissima lo stesso. Ciao, Elsie! Ciao, Su! La pioggia è finita, finalmente! Ti va di venire fuori a giocare? Sai, potremmo ancora andare in spiaggia. Può venire con noi anche Elsie, se le va. Ma io mi sto divertendo così tanto sulla spiaggia qui in casa! Sai che ti dico? Pure io! E anch'io! E anche noi! Oggi non vogliamo uscire, Elsie! Ma perché non vieni dentro? Giochiamo sulla spiaggia in casa, facciamo il picnic e il surf e il tiro dei cerchietti. Ah, sembra divertente. Tu puoi fare il surf con quella tavola, Elsie. Woohoo! Dovremmo organizzarle più spesso queste giornate in casa. Non credo che potremmo divertirci più di così con chiunque altro e in qualunque altro posto. Sì! Bravissimo! Attenzione, bello! Elsie! Guarda che onda grande! Salve, signora Solly! Oh, ciao! Salve! Fa caldo, non è vero? Direi proprio di sì. Un'ondata di caldo, non c'è che dire. Ricordate sempre di bere tanta acqua, piccoli. Oh,
se la temperatura sale ancora, mi scioglierò. A presto! La nostra maestra ha detto che continuerà ancora per alcuni giorni. Oggi abbiamo parlato del clima in classe. Dobbiamo fare un progetto, il tema è il vento. Beh, sembra un compito divertente. Cosa volete fare? Non ho ancora deciso. Io farò quella cosa che mostra in quale direzione soffia il vento. La banderuola! Zack e Zinnia verranno a casa mia. La mia mamma ci aiuterà. Ha tutto quello che ci serve. Oh, sono curiosa di vedere i lavori. Perché una volta finiti non ce li mostrate? Chiederò agli zii Xavi e Zelda e al signor Zoe di passare a trovarci. Che bello! Grazie, mamma! Bisnonnina, Pock, che cosa fate? Oh! Il nonno ha riparato il ventilatore. Così posso ripararmi dalla calura. Un po' d'aria, così piacevole. Caspita! Eppure l'avevo lasciato qui. Ehi, papà! Sì, Su? Abbiamo imparato il clima a scuola. Il clima, davvero? Allora potresti far piovere anche solo una pioggerellina. Non posso. La maestra ci ha dato un lavoro da fare a casa. Dobbiamo preparare qualcosa con il vento. Oh, e cosa hai pensato di fare? Ancora non lo so, ma dovrò decidere alla svelta. La mamma ci ha chiesto di ritrovarci per mostrare i nostri lavori. Vediamo. Che cosa ne dici di una banderuola? No, quella ha già deciso di farla Elsie. Ah, trovato! Un mulino a vento. Un mulino a vento? Sì, guarda. Un tempo si usavano i mulini a vento per fare la farina e anche l'olio d'oliva. Come funzionano? Vedi queste grandi pale? Il vento soffiando le fa girare e girando muovono una macina interna che sbriciola il grano o schiaccia le olive. Sì, un mulino a vento. Voglio costruirne uno. Mi potresti aiutare? Più che volentieri. Ma è meglio se chiediamo al nonno, è più bravo. Nonno! Eh? Devo fare un mulino a vento. È un lavoro per la scuola. Un mulino a vento? Oh, che idea grandiosa! Forse nel tuo garage hai qualcosa di adatto per costruirlo. Sì, è probabile. Vediamo un po'. Ho appena messo da parte alcune mie cianfrusaglie. Ehi, guardate! Abbiamo già le pale! Oh, bravo, Su! Hai una vista acuta! Sembra che anche Pock abbia trovato qualcosa. A quanto pare siamo partiti alla grande. E allora diamo inizio ai lavori. Oh, sì! Elsie ha invitato tutti a casa sua per lavorare ai progetti. Bene, direi di andarci subito. Costruiremo il più bel mulino a vento del mondo. Ah, allora, non fate niente? Dobbiamo aspettare le pale. Bene. Fatto. Ora dobbiamo lasciarle asciugare. Hai finito? Io devo ancora colorare alcune parti. Vuoi che ti aiuti? Grazie, Su. E tu come stai andando con il tuo lavoretto, Zinnia? È quasi finito anche il mio. Sì, anche il mio. Bravissimi! È meglio che controlli le mie pale. Papà, si sono asciugate? Sì, perfettamente. Benissimo, ora fissiamole qui. Ecco fatto. Bene, forza, andiamo. Ci stanno tutti aspettando. Sì! Come fanno ad avere tutta questa energia con questo caldo? Sembra che vada bene. Finalmente. Posso riposarmi allora. Xavier, ma insomma, non potevi mettere il tavolino all'ombra?
Fa ancora più caldo oggi. Mamma! Oh, arrivano! Signori, lasciate che vi presenti i progetti sul vento! Xavier! Cioè, cosa sono esattamente tutte queste... Xavier, ci spiegheranno! Oh, il mio mulino non funziona. E la mia banderuola non accenna a muoversi. Non si muovono perché non c'è vento. Il mio ventaglio invece funziona alla grande. A proposito, potresti accendere il ventilatore? Mamma, temo sia impossibile. La prolunga non è così lunga. Scusate, cosa stiamo aspettando ora? Beh, che si alzi il vento. Io non ho bisogno dell'aria. Vedete? Posso fare da sola il mio venticello. Allora vieni a rinfrescare me la mamma, signora cara. Possiamo farlo anche noi. Non dovete preoccuparvi. Presto starete tutti al fresco. Nonno, vieni con me. Ehi, papà! È un'ottima idea, Sue. Non sarà così facile come fare un mulino a vento. Elsie e Zach ci aiuteranno. Non andate via. Saremo rapidi come il vento. Io e papà penseremo alla bicicletta. E voi che ne dite di dipingere la gabbia? Oh, sì! Al lavoro! Questo è per te, Zach. Dov'è la pittura? È dietro di te. E ora quale colore scegliamo? Prendiamo tutti un colore diverso. E io prendo il rosso. Signore e signori, sono orgoglioso di presentarvi il nostro ventilatore a pedali. Oh, che curioso. È sicuramente una cosa interessante. Funziona! Geniale! Sì, è da brividi. E così com'è? Oh, delizioso! Una trovata davvero ammirevole! Hai ragione, è notevole, non c'è che dire. Di più, è un'invenzione meravigliosa. Posso provare anch'io? Certo, Zach. Tocca a te. Vuoi provare tu ora, Elsie? Sì, grazie. Per fortuna l'energia a pedali puoi produrla ovunque, anche se è faticoso generare il vento. Vero, bisnonnina? È il momento dei grandi successi degli anni 50. Ti ho presa, Elsie. Ora diventerò maestro Zin.
signore dell'universo. Non così in fretta. Adesso tocca a me. Prova a battermi. Sì, ma con i miei nuovi superpoteri ora potrò prendere il paracadute d'oro. Niente mi fermerà più! Questa è la mia ultima missione. Devo soltanto costruire il ponte. Sì! Il titolo di Maestro Zin, signore dell'universo, sta per essere mio! Puoi alzare il volume? Non posso, sembra che non funzioni più. Cosa è successo? Ha smesso di funzionare! Io non lo so! Mamma! Papà! Il televisore ha smesso di funzionare! Anche l'aspirapolvere non funziona più. È saltata la corrente. Deve esserci stato un cortocircuito. Vado a vedere se per caso è saltata anche in cucina. Oh, non riusciamo a sentire il programma alla radio. Sì, deve essere saltata la corrente. Non funziona più niente in casa. Ci stava piacendo tanto il programma alla radio. Beh sì, è il mio preferito. Con le canzoni più belle. Temo che dovremo aspettare i tecnici della società elettrica per risolvere il problema. Ma che ne sarà del nostro gioco? Stavo per diventare Maestro Zin, signore dell'universo. Mi dispiace, Su, non è la tua giornata. Huh? Potremmo giocare a un altro gioco? Forse hai ragione. Andiamo, Elsie. Non mi mancava altro che costruire il ponte per completare la missione. Ehi! Mi è venuta una splendida idea! Posso completare la missione in questo modo! Vedi? Ho costruito un ponte! Ora sono Maestro Zin, signore dell'universo! E ce l'ho io una missione da finire? Ho trovato! Avremo tutti e due la stessa missione! Ottima idea, Su! Possiamo aiutare gli altri a trovare un'attività che non usi corrente elettrica! Andiamo! So chi possiamo aiutare per primo! Ci servono solo questi! Eccole là! Vieni, Elsie! Nonna, bisnonnina! Noi due ora suoneremo per voi, dato che non potete ascoltare la radio. Che meravigliosa idea! Che talento, Su ed Elsie! Avete trovato un gran bello svago. Non mi è più possibile tagliare il prato, devo trovare qualcos'altro da fare. Parti, nonno! Elsie e io possiamo darti una mano! E cosa mi suggerite? Potrebbe piantare qualcosa! Lo sai? Ho parecchi semi che vanno piantati! Ottima idea, Elsie! Andiamo, Elsie! Ci serve un'altra missione! Ora cerchiamo la mamma! Mamma! Elsie e io abbiamo una missione! Troviamo a tutti qualcosa da fare! Cose da fare quando manca la corrente. Capisco. Allora, cosa mi suggerite? Forse potresti metterti a spolverare. Elsie e io possiamo aiutarti. Certo! Questa è un'ottima idea, Su. Tenete, usate questi. Va bene, mamma. Siete stati bravissimi.
perché non uscite fuori in giardino? È una giornata così bella. Andiamo, Elsie! Nonno, come sta andando? Ho finito di seminare, ora cos'altro mi suggerite di fare? Non saprei, nonno. A che cosa giocavi quando eri piccolo? Allora, non esistevano i videogiochi. Fatemi pensare. Facevamo dei giochi come La campana o Simon dice. Cos'è Simon dice? È facile. Io ti dico di fare qualcosa e tu non lo fai a meno che io non dica Simon dice. Volete provare? Sì, assolutamente. Siete pronti? Simon dice, toccatevi i piedi. Bene, toccatevi la testa. Siete proprio bravi. Simon dice, toccatevi la testa. Grattatevi la pancia. Simon dice, grattatevi la pancia. Simon dice, toccatevi la testa e grattatevi la pancia. Mettetevi su una gamba. Possono giocare i papà? Ma certo! Simon dice, chi mi aiuterebbe a lavare la macchina? Oh, sì! Possiamo, nonno? Simon dice, certo che potete andare. Così il nonno andrà a leggere. Bene, venite con me. Andiamo! Allora, vediamo se riusciamo a fare un lavoro con i fiocchi. D'accordo, papà. Prendi questa. Oh, sarà meglio rispondere. Pronto? Scusami, Zoo. Io sono Maestro Zin, signore dell'universo. E io la principessa Elsie, signora dell'acqua. Prendi questo, principessa Elsie. Maestro Zin ora è il signore dell'acqua. La ringrazio molto, arrivederci. Oh, oh, scusa. Se non altro la macchina è bagnata tanto quanto voi due. È decisamente più pulita adesso. Ottimo lavoro, tutti e due. Non abbiamo ancora la corrente e presto comincerà a fare buio. Oh, no! A che cosa possiamo giocare al buio? Dunque, quando ero giovane io, si giocava alle ombre cinesi. Oh, possiamo giocarci? Per favore! Mi sembra una buona idea. Venite con me. Io ritaglierò le figure e voi le attaccherete ai bastoni con il nastro adesivo. Va bene, nonno! Oh, posso darvi una mano? Mi piacevano tanto le ombre cinesi. Ecco fatto, nonno! Bene, penso che ora sia abbastanza buio per iniziare il nostro spettacolo. Voi siete pronti? Sì! Bene! Oh, bello! C'erano una volta due zebre piccole piccole che vivevano in una casa magica. Bene, Zoo. Adesso tu e Elsie potrete finire il vostro videogioco. Non vogliamo, nonno! Ci stiamo divertendo così tanto! Aspettiamo un po' prima di far tornare la corrente. Se lo dici tu, Zoo. E risparmieremo anche sulla bolletta della luce.